spesso la stampa ci passa un'immagine che forse è sbagliata, cioè mette in evidenza più che altro il lato oscuro di Second Life, truffe, si parla anche, si è parlato anche di riciclaggio di denaro. Come si tutela Second Life rispetto a questi eventi, e sono eventi che accadono realmente? Si parla relativamente anche di Second Life, di altro, di terrorismo, di pedopornografia, qualunque cosa di brutto ci possa essere nella natura umana, un giornalista sarà solo contento di poterlo riportare nella chiave più scandalistica possibile, in modo da attrarre i lettori, così come magari lo stesso giornalista 6 mesi prima esaltava Second Life come il nuovo mondo dove tutti noi vivremo. E quindi l'esaltazione iniziale di una tecnologia viene seguita dal suo abbattimento artificioso. Questo Gartner chiama il hype cycle delle tecnologie, in chiave giornalistica scandalistica, è abbastanza tradizionale ed è un comodo trucco per chi non ha la capacità di analizzare il valore genuino dei fenomeni, per cercare di attrarre lettori altrettanto superficiali quanto lo sono loro come commentatori. Se io spendo 3 giorni di seguito all'interno di un gioco come può essere World of Warcraft o altri, e sono un ragazzo coreano evidentemente disturbato nel momento in cui faccio così all'interno di un internet caffè, e alla fine di questi 3 giorni muoio, il mio fallimento come persona sarà il fallimento del cerchio dei miei amici, dei gestori dell'internet caffè, e di coloro che non si accorgono del fatto che io ho bisogno di aiuto. Quindi il comportamento che danneggia l'individuo o la società è un comportamento che rimane, e che rimane nel mondo online così come nel mondo fisico. Non è necessariamente vero che il mondo online esalta questo comportamento, ma può darsi che ci siano strumenti dove è più facile accorgersene. Quindi un altro esempio applicativo futuro dei mondi online potrebbe essere quello della diagnostica medica psicologica, dell'assistenza alle persone depresse, che trovando la barriera del computer e dell'avatar un sollievo, hanno eventualmente una capacità di comunicare il proprio disagio e i propri disturbi che migliora considerevolmente che non nel mondo fisico, dove la banda di comunicazione è tradizionalmente molto larga, anche se non ce ne accorgiamo. L'espressione facciale, il portamento del corpo, persino gli odori possono trasmettere troppa informazione, e la persona che ha bisogno di aiuto non è in grado di chiederlo perché viene soverchiata. Quindi in questo senso l'esplorazione è da continuare con serenità, senza condanne e mantenendo il buon senso.